Gran Canaria in 7 giorni, un viaggio per tutti i gusti. L'itinerario che ti propongo ha come base di partenza la capitale Las Palmas de Gran Canaria. Questo programma è valido per qualsiasi momento dell'anno. Un viaggio di 7 giorni a Gran Canaria può essere un'esperienza indimenticabile per tutti i tipi di viaggiatori. Se stai cercando una vacanza rilassante al mare, puoi trascorrere le tue giornate a prendere il sole, nuotare e fare snorkeling. Se invece sei un amante della natura, puoi esplorare le montagne, le foreste e i parchi naturali dell'isola. Se sei un appassionato di storia e cultura, puoi visitare i paesini dell'entroterra, che conservano un ricco patrimonio architettonico e culturale. Primo giorno, arrivo a Gran Canaria, Las Palmas. Se arrivi di mattina, potresti dedicare il pomeriggio a esplorare la spiaggia di Las Canteras e fare una passeggiata sul lungomare, gustando un pasto nei ristoranti locali. Il secondo giorno è dedicato alla visita della Cattedrale di Santa Ana e del centro storico di Vegueta, ricco di cultura e storia locali. Nel pomeriggio, il Parco Edoramas offre un ambiente rilassante per godersi la natura. Il terzo giorno si esplorano le montagne dell'interno con un trekking a Roc Nublo e una visita al villaggio di Tejeda, famoso per le sue prelibatezze gastronomiche. Il quarto giorno è dedicato alle spettacolari spiagge del sud, come Mas Palomas, con le sue famose dune, e il faro, con il suo suggestivo paesaggio. Il quinto giorno si visita Puerto de Mogán, conosciuta come la piccola Venezia di Gran Canaria, e la Playa de Amadores, ideale per rilassarsi e godersi il sole. Il sesto giorno si esplora l'entroterra dell'isola visitando i pittoreschi paesini di Terror e Arucas, ammirando l'architettura tradizionale e visitando la Basilica di Nostra Signora del Pino a Terror. Il settimo e ultimo giorno, dedicati a rilassarti, magari tornando su una delle spiagge preferite o facendo shopping per acquistare souvenir locali. Questa è solo un'idea generale e potresti personalizzare l'itinerario in base ai tuoi interessi e preferenze. Buon viaggio! Vuoi saperne di più su questo itinerario di 7 giorni a Gran Canaria? Leggi il post completo sul blog. Il link lo trovi in descrizione. Questo è tutto. Non sei ancora iscritto al mio blog? Iscriviti adesso! È gratis! Il link lo trovi in descrizione.